Eccolo qua, il nostro Augustarello. Come mai da queste parti? Beh, ho finito gli studi e sono venuto qui. Ah sì? E come ti dobbiamo chiamare adesso? Avvocato, dottore, come? Come? Non c'è mica bisogno di prendere in giro, sai? Non sa un giorno chi sarò io. Lo so, qualcuno. Qualcuno. È vecchia la storia. Sono anni che cerchi di rovinarmi tutte le feste comandate, anni. Ti ricordi quando venivi in vacanza dalla buon'anima di tuo nonno a Pasqua e a Natale? Tutti lo sanno, tutti. Ogni vacanza tua era un infarto suo. Ma come non attacca, sai? Se non la pianti di girare intorno a mia nipote, io ti faccio fare la fine di Giovanna d'Arco! C'è Renato? No, ci sono io, me lo stesso. Vuole accomodarsi? No, è per il ragazzo. Ah, barba? Volevo dire capelli? Come li tagliamo? Corti, lunghi, alla spazzola, l'Umberta, alla Marlon Brando? Come vuole, basta che gli fa la testa da Cristiano. Non lo vede, mi pare un selvaggio. Va bene. Ripasso fra mezz'ora. Stia tranquillo, signore. Ho capito, ti ho raccontato l'affare dei capelli. Sta a vedere che colpa mia. Ai tempi di Napoleone portavano tutto il ciuffo, con la monarchia tutti all'Umberto, oggi come li vuoi tagliare? Ma che ne so io? Augusto, ma perché non mi lasci perdere? C'è la sola cosa che mi è rimasta al mondo. Mi hanno fregato anche la valigia. E ora che fai? Emigro, vado in America. E sai chi porto con me? Te. Sì, e ci portiamo pure lo zio Cesare. No, non scherzo mica, sai. Intanto comincio subito con rapirti. Ah. E se strilli ti imbavaglio. Pure. Ti porto a Fiumicino, e lì? Facciamo il bagno. No, prendiamo una barca e andiamo a Napoli. A Napoli ci imbarchiamo come clandestini. E una volta arrivati in America io... Augusto, senti, ma perché non ti metti dei pesi in tasca? Ah, ma allora non è vero che mi vuoi bene. Eh sì, perché quando ci vuol bene si ha fiducia, si spera insieme, si fanno progetti insieme. E tu invece non fai altro che frenarmi. E meno male che ti freno. Sono 4 anni che mi dici sempre le stesse cose. Per questo potete essere sicuro che una fraschetta a questo posto non ce la voglio davvero. Quando mi alzo io qui dovrà sedersi mia nuora, vero Clemente? Sì, cara. E la moglie di mio figlio dovrà essere seria e onesta, come sono stata sempre io. Parole sante. Ma per fare questo mestiere bisogna essere di casa, bisogna saperci fare. Gli affari propri bisogna saperseli guardare bene. Piuttosto voi, caro Sor Cesare, mi pare che gli affari vostri non ve li sapete guardare molto bene. Che affari? Allora questo ci rifà. E ce prega, ma che ce importa, se dentro al vino c'è l'acqua sporca. Tu non lo sai, perché te famo, ci hai messo l'acqua, non te pagamo. Mi piacciono i polli, la bacchia e le galline, perché so se caspino so come il baccarà. Pantera, è la nostra pantera! Alla pantera! Nino, Nino, sempre Nino, se pensi sempre a Nino... Ma che c'entra? Senti un po', io sono meglio o peggio di Nino? Hm? Hm? Beh, tu sei qua. Mancia generosa. Un momento. E perché no? Ma che sei matto? Se è un trucco. I documenti ce l'hanno davvero, dunque? Eh sì, ma no, che ce frega. Cretino, la mancia, così lo pelliamo 2 volte. Vero, Gianna? E se ci dai i soldi? Milanese, cuore d'oro, c'è scritto anche mancia generosa. E se è da lui? Uscita dallo stadio, documenti importanti, non c'è nessun dubbio. E se ha fatto una denuncia? Ma ha fatto anche l'inserzione, perciò deve essere grato che gli riporti i documenti. E se ci riconosce? Ma allora, ragazzi, che siete, amici miei o del Giaguaro?